l'Italia ripudia la guerra! Questa guerra non la vogliamo! Questa! Buonasera a tutti, un abbraccio fortissimo a tutti voi, perché come dico sempre, nelle piazze si vede mai la resilienza, ma sempre la vera resistenza! In tutte le piazze, il Parma è una piazza resistente, storica, forte, culturale, identitaria. Quindi vi ringrazio di essere qui. Oggi inizia un nuovo percorso, un percorso di unione, un percorso di fratellanza, un percorso che non ci vedrà domi. Non siamo stati domi in questi due anni, dove abbiamo subito soprusi di tutti i tipi, di tutti i generi, e siamo stati sempre a testa alta con la schiena dritta. Hanno calpestato i diritti sociali e le nostre comunità sono sempre state presenti e sempre state in difesa di ciò che deve essere la Costituzione dei nostri padri del 48. Questo è quello che hanno fatto e questo è quello che noi non permetteremo che accadrà più, mai più. Quindi da oggi ripartiamo tutti uniti in un'unica direzione. Noi dobbiamo andare al di là di queste storiche divisioni novecentesche. Non dobbiamo più permettere che il popolo sia diviso da nord e sud, da destra e sinistra, da rosso e nero, da vaccinato e non vaccinato, da pro Putin e contro Putin. Questo non dobbiamo più permetterlo. Ma oggi rischiamo veramente moltissimo. La guerra non è più un'ipotesi, la guerra è una realtà. La nostra posizione, almeno parlo per Ancora Italia, è chiara. Qui non esistono filo putiniani e non esistono filo ucraini. Noi siamo filo italiani. Scusate se è una colpa, perché anche oggi essere filo italiani e pacifisti è una colpa. E abbiamo il dovere, tutti noi, ogni forza politica, di stare insieme. I punti in comune sono più importanti di quelli che ci vedono divisi. E noi proveremo a unire tutti i patrioti, al di là della destra e sinistra, perché noi crediamo fermamente sia nei diritti sociali, nei diritti al lavoro e nei diritti fondamentali, ma allo stesso tempo vogliamo salvare le tradizioni e tutto ciò che ci ha accompagnato nella nostra cultura, nella nostra esistenza, per una libertà nuova. Ancora Italia è aperta a tutti coloro che vorranno entrare e noi siamo una comunità grande e vi aspettiamo a braccia aperte insieme ai fratelli, tutti gli altri fratelli che sono qui in piazza, tutti, non voglio nominare nessuno perché nominandoli tutti potrei dimenticarne qualcuno. Quindi do un abbraccio forte a tutti e facciamo questa festa, facciamo questo comizio, facciamo questa passeggiata tutti insieme oggi. Un abbraccio a tutti. No alla guerra in Ucraina.